L'offerta del Forte di Bar, dedicata alla montagna e a coloro che l'hanno vissuta e raccontata, si arricchisce con una grande mostra antologica dal titolo Terre Bianche, dedicata a Davide Camisasca, fotografo e guida alpina, nato a Milano ma residente da oltre 50 anni a Gressonay-Saint-Jean, ai piedi del Monte Rosa. Il Forte di Bar con questa mostra vuole dedicare una antologica ad un grande fotografo, Davide Camisasca, un fotografo di Gressonay, un fotografo al quale siamo molto affezionati perché con lui abbiamo collaborato in tante iniziative che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Il Forte di Bar si dedica alla montagna e soprattutto ai ghiacciai. I nostri progetti Save the Glacier hanno avuto diverse sfaccettature alle quali siamo sempre riusciti a lavorare bene con Davide, quindi mi sembrava giusto che il Forte di Bar dedicasse un'antologica a lui. Le sue montagne, i suoi ghiacciai sono veramente bellissimi, sono veramente da godere. Penso che questa sia un'occasione per tutti di vedere che cosa ci stiamo perdendo. E questo è il nostro messaggio. Con questa mostra vogliamo dire attenzione ancora una volta a questi ghiacciai. I ghiacciai si stanno fondendo e li perderemo. Li perderemo, ma per fortuna abbiamo i fotografi che ce ne lasciano le immagini, quindi potremo portare queste immagini avanti nel tempo e dire una volta lassù c'erano i ghiacciai, le terre bianche, come la chiamate Davide. Sempre guardando queste fotografie, quello che diciamo colpisce è che non sono delle semplici fotografie, ma sono dei ritratti che ci parlano, sono dei ritratti che ci fanno anche pensare. E ci fanno anche meditare. Ci sono delle bellissime montagne con dei ghiacciai, con dei puntini neri, quei puntini sono le persone, sono gli scalatori che vanno. Quindi nella nostra piccolezza godiamo di questa immensità. Sì, è interessante, è un pochettino il punto di vista di tutti i grandi fotografi che hanno guardato le montagne, le hanno sempre guardate in funzione dell'uomo. E Davide Camisasca si inserisce proprio in questo filone che avevamo già visto con Sella, perché anche Sella aveva questa abitudine di porre questi piccoli puntini all'interno di queste immagini gloriose e grandissime. Ecco, e forse riflettere sul rapporto natura-uomo, come l'uomo si deve approcciare a queste immagini, ma ancora di più è come si possa godere di un rapporto che secondo me è anche un po' un rapporto religioso, che va verso il Dio, verso qualcuno che è lassù e che ci guarda. È un rapporto che si crea tra il fotografo, la montagna, ma anche colui che va in montagna insieme, perché il fotografo non è mai solo, ha sempre qualcuno, però nello stesso tempo lascia la persona, si allontana per fargli la foto, quindi è avanti o indietro, ed è una relazione che si esprime nella grandezza di queste fotografie. Qual è stato il percorso di ricerca effettuato per fare queste bellissime foto di montagna? Allora, un percorso che inizio dagli anni, fine anni 80, anni 90, fino al 2018, circa 2020, diciamo poco prima del Covid, ecco, che fa da un po' da punto di riferimento. E quindi ho dovuto, come dire, analizzare tutto il mio archivio, trovare una storia
che avesse una logica, assieme al grafico Thomas Linti abbiamo selezionato le immagini che sarebbero state adatte a questo tipo di lavoro. La selezione delle immagini è stata fatta su immagini che hanno coperto un certo tempo, quindi ci sono degli aspetti diversi, anche delle sfumature e anche degli arricchimenti che come artista sicuramente sono nati. Certo, io ho cercato di avere un'evoluzione, quindi chiaramente essendo stata raccolta una serie di immagini che parte praticamente a 30-40 anni di tempo, e c'erano diversi supporti, diversi materiali, diversa attrezzatura, però nonostante questo ho cercato di dare uniformità al tutto, naturalmente anche con la tecnologia attuale che aiuta a risolvere certi problemi. Gli scenari che sono maggiormente hanno colpito l'artista quali sono? Ma il mio campo d'azione era soprattutto negli anni è stata l'alta montagna, anche perché io ho svolto l'attività di guida alpina fino al 2018. E quindi soprattutto in questo caso è l'alta montagna proprio rappresentata, la Monte Rosa, il Cervino, il Gran Paradiso. Certamente ci sono degli sbilanciamenti, magari ci sono un po' più immagini del Monte Rosa rispetto ad altri, ma questo è perché io vivo sotto il Monte Rosa. Certo. Non c'è solo il Monte Rosa, la catena alpina, ma ci sono anche delle uscite a livello extra, diciamo, comunitario, e siamo anche andati a toccare il Tibet. Sì, c'è una piccola selezione di due viaggi fotografici che io ho fatto, uno in Tibet e uno in Mustang, in Nepal, che sono stati fatti negli anni 90, all'epoca si utilizzava solo la pellicola, e hanno un po' delle particolarità ognuno, perché quelle del Tibet sono prevalentemente foto panoramiche fatte con un'attrezzatura abbastanza impegnativa, e Mustang invece è più un reportage, più un discorso di reportage di paesaggio. Qual è il significato, più che significato, il pensiero che vuole esprimere ai visitatori, a chi si ferma davanti a queste fotografie di montagna? Partiamo con queste e poi mettiamoci anche le fotografie fatte nel Tibet. Allora, secondo me c'è una differenza sostanziale fra chi frequenta l'alta montagna e vede delle foto di montagna e chi la conosce meno. Quindi ognuno, secondo me, ha un suo modo di interpretare e di vedere le cose, come in genere nella vita in generale. Quindi quello che spero io è che anche per chi non è avvezzo alle salite in alto si riescano a percepire delle emozioni da questa immagine. Quello che mi ha colpito personalmente in questo panorama che posso godere di questa bellezza, di queste montagne infinite, sconfinate, con la neve, quello che mi colpisce sono dei puntini neri, ma quei puntini neri sono gli alpinisti, quelli che cercano di andare in montagna, quello che trasmettono con il loro pensiero, anche con l'anima, la libertà che si può avere nonostante siamo piccoli. Ma diciamo che non sono comparse, quasi nel 90% dei casi sono alpinisti che io incrociavo casualmente andando in montagna. È un'umanità che frequenta la montagna, che se lei va, non so, d'estate alla Margherita, è numerosa, c'è tanta gente che va in alta montagna. Quindi sono appassionati di tutto il mondo che si concentrano poi sulle varie montagne. Da Milano a Gressoney, cos'è stato? Torniamo indietro un po' con il tempo. Cos'è stata la molla che ha fatto scattare questo cambio? Ma diciamo che non c'è stata una vera e propria molla, nel senso che io avevo già dei legami con Gressoney, in quanto mia nonna paterna è di origine gressonara. È una Lercoz di cognome, quindi proprio una Valser puro sangue. Mio padre era nato a Milano, quindi io ero casualità della vita. Ero nato a Milano perché per diversi motivi, mio padre viveva lì, lavorava lì. Poi a un certo punto, arrivato a una certa età, ho deciso di venire a Gressoney. Insomma, dopo il diploma, dopo la maturità, mi sono ritrasferito a Gressoney. E da lì come guida alpina ha cominciato a scalare, ha continuato a scalare. Era una passione che esisteva già nei periodi di vacanza o di così liberi, venivo in montagna e frequentavo la montagna e l'alta montagna. Poi è nata questa idea di provare a diventare guida alpina, e con un po' di fatica ce l'ho fatta.
Queste opere sono tutte figlie, praticamente preferite, però c'è qualche scatto che non dico che preferisce, ma che ha lasciato qualcosa dentro perché c'è stato un momento particolare, un qualche sensazione o qualche così ricordo. Ma sì, questi scatti particolari ci sono, alcuni sono qui in mostra, altri per motivi anche di allestimento e di spazio non siamo riusciti a metterle, ma comunque ci sono delle immagini che sono legate a degli episodi particolari, e quindi, oppure perché si è creata una situazione tale che mi ha permesso di realizzare una foto che a me piaceva. Questa mostra comunque, come è stata allestita, calza un po' quello che vuole esprimere? Ma sì, secondo me sì. Cioè, vengono mille dubbi sia prima, dopo, nel corso della preparazione. Oggi che l'ho rivista, come dire, finita, allestita definitivamente, mi piace, quindi sono contento.